continuiamo con la serie dell'archivio, del Medioevo in archivio, in collaborazione con l'associazione che è presieduta dal dottor Calì, con la quale collaboriamo molto volentieri, perché diciamo che abbiamo un obiettivo in comune. L'archivio cerca sempre di aprirsi al pubblico e di mostrare i suoi tesori conservati nei nostri depositi. Che la missione dell'Archivio di Stato, a mio avviso, è quella di condividere la cultura, condividere il patrimonio che viene conservato con tutti. Gli studiosi sanno già quali sono i documenti che conserviamo, non tutti però lo sanno, quindi è giusto che ognuno conosca il proprio patrimonio. È un leitmotiv che ripeto ogni volta. Vi invito a vedere tutte le altre nostre iniziative che ci sono sul nostro sito oppure sul nostro profilo Facebook. Però non voglio farvi perdere tempo con saluti, saluto e ringrazio tutti, ringrazio il professor D'Agunto che ci ha onorato della sua presenza e che ci parlerà di qualcosa di molto bello e che sono curioso anch'io di ascoltare. Ringrazio tutti quanti voi e ringrazio il dottor Calì, ringrazio Andrea Terreni dell'associazione Archeion che è tra il pubblico, non ha voluto per modestia essere presente sul palco, con la quale associazione è stata organizzata questa serie di incontri. Di nuovo grazie e buona giornata. Io ruberò veramente 4 secondi per ringraziarvi di essere intervenuti anche oggi numerosi, è un'iniziativa alla quale noi teniamo tantissimo, che ci ha visto coinvolti nell'organizzazione insieme ad Archeon e ovviamente all'Archivio di Stato, per individuare una pergamena al mese per 4 mesi, per 4 incontri, cercando di selezionarle in maniera cronologica. Infatti siamo partiti con un mugno longobardo del 721 molto interessante. Oggi avremo un precettum di Carlo Magno che riguarda fra l'altro Sant'Ambrogio di Milano, quindi che ci interessa direttamente come milanesi. Con questo vi ringrazio a nome d'Italia Medievale, a nome di Archeion, a nome dell'Archivio di Stato. Lascio con grande piacere la parola a Nicolangelo D'Agunto, ordinario di Storia Medievale all'Università Cattolica di Milano, che ha accettato, e di questo lo ringraziamo, il nostro invito a parlarci di questo precetto di Carlo Magno. Grazie a tutti e buon ascolto. Tanto grazie agli organizzatori di questo invito che mi onora e mi fa molto piacere. Grazie a tutti voi che al posto dell'aperitivo del sabato avete preferito una pergamena medievale. Questo è un segno importante di attenzione ed è molto confortante per chi, come coloro che stanno da questa parte del tavolo, si occupano di queste cose a diverso titolo e in diverso modo, oppure con un mio collega che si chiama Barbieri e che sta laggiù e che vedo essere un vero diplomatista, un grande studioso di diplomatica medievale dell'Università di Pavia. Io invece sono un diplomatista d'accatto. Perché? Perché io sono uno storico medievale di quelli che pensano che non si possa fare la storia del Medioevo senza avere contatto diretto con la documentazione e senza avere un approccio di tipo archeologico alla documentazione che tenga conto del documento così come esso ci è pervenuto nella sua materialità. Come vedete, dietro di me c'è un titolo che non è quello che abbiamo scelto per la nostra conversazione, ma è un altro titolo perché io di questo diploma mi ero occupato insieme con altri diplomi in una conferenza a Magdeburg proprio in cui si affrontava una serie di corpora archivistici e di diplomi in particolare diretti a monasteri tedeschi o italiani. E il caso di Sant'Ambrogio mi era stato richiesto proprio perché il monastero di Sant'Ambrogio ha una serie di diplomi che si presenta con le caratteristiche dell'assoluta eccezionalità considerata
l'altezza cronologica in cui ci poniamo. Quella che vi sto mostrando adesso è una tabella nella quale vedete DK1 significa diplomi di Corrado, diplomi di Carlo, diplomi di Lotario, diplomi di Ludovico, di diplomi eccetera, di Carlo III. DO significa diplomi di Ottone I, e questo è il numero di edizione nell'edizione di Monumenta Germania Storica, di cui vi parlerò tra poco. La data cronica, vedete, questo è il primo, e il documento di cui ci occupiamo oggi è 790 aprile, Worms. E poi la tradizione e la tipologia avevo cercato di evidenziare. Perché vi faccio vedere questa tabella? Perché vi faccio vedere che questo è il primo anello di una catena che si prolunga ben dentro il Medioevo, fino alle soglie dell'età moderna, che appunto testimonia il legame ininterrotto tra il monastero di Sant'Ambrogio e la corte imperiale. Perché c'è questo legame, cercherò di illustrarvelo nel corso della conversazione presente. Allora, quando dico tradizione, intendo dire con C che c'è una copia, con O più C che c'è un originale e una copia, con O un originale, con C più C due copie, F è un falso, è buono, più buono di quelli autentici, il falso è, se me, è più interessante di quello autentico spesso. E qui vedete di fianco la tipologia, perché è stato emanato questo diploma, qual è il contenuto, come possiamo sintetizzarlo proprio all'estremo, il succo di un diploma. Ecco, vedete, il nostro primo diploma, questo di Carlo Magno, riguarda l'elezione dell'abate, e poi gli altri mostrano come progressivamente si precisi il regime immunitario di l'esenzione di questo monastero. Cioè, significa che attraverso i diplomi imperiali, che vediamo tra poco che cosa sono, il monastero precisa il proprio profilo giuridico, perché la libera elezione dell'abate non è un dato scontato per un monastero, per esempio, in quanto possono esserci altri soggetti che vorrebbero intervenire nell'elezione dell'abate, principalmente il vescovo, oppure soggetti laici che potrebbero interferire. Qui invece, in questo primo documento, abbiamo un cardine dell'esenzione. Ma questa esenzione poi nel corso dei secoli si precisa con tutta una serie di ulteriori attribuzioni che qui non sono invece indicate. Quindi dalla tarda antichità esiste questo macigno che prevede la perfetta e completa sottomissione dei religiosi ai vescovi. È il vescovo colui che controlla la vita religiosa regolare. In realtà qui succede che i monasteri sempre più cercano di ritagliarsi un regime che li autorizzi a isolarsi rispetto al potere vescovile, e questo determina una produzione documentaria costante, e ogni abate, ogni monastero in realtà, cerca di ottenere un diploma nuovo per ogni nuovo imperatore. Noi non conserviamo tutti i diplomi rilasciati per i monasteri, ma molto spesso può essere semplicemente che questi diplomi non ci fossero ab origine. Però, come vedete, laddove abbiamo delle sedi archivistiche abbastanza ben tenute, con una coscienza archivistica spiccata, come avviene nel monastero di Sant'Ambrogio, la successione dei diplomi coincide abbastanza da vicino con la successione degli imperatori. Cioè, a ogni nuovo imperatore, l'abate di Sant'Ambrogio, chi per lui, si recava a corte o approfittava del passaggio dell'imperatore per farsi precisare ogni volta, da ogni nuovo imperatore, questo regime eccettuativo. Ecco, quindi il nostro documento si situa all'interno di questa serie ed è il primo e più importante anello, perché ci porta alle origini del monastero. Il perché
oggi non vi sia più l'originale, non lo sappiamo. Allora, è molto importante però che lo storico, e questo è un tema relativamente recente, si domandi perché sia stata eseguita una copia. E torniamo quindi alla nostra seconda diapositiva. Perché, si chiede oggi lo storico e anche il diplomatista, perché a qualcuno nel X secolo conviene produrre questa copia? Questa è un'impostazione che in qualche modo arricchisce la prospettiva, diciamo, critica con la quale gli studiosi avevano affrontato nel corso dei secoli lo studio della tradizione dei diplomi imperiali. Perché? Solitamente se uno ha l'originale si accontenta e non gli importa più niente del resto, se invece l'originale è mancante oppure è pieno di macchie e non si legge bene, sei contento di avere una copia perché ti consente di integrare quello che del testo non si legge. Ma è una funzione questa che è attribuita dalla filologia e dalla diplomatica tradizionale abbastanza ancillare delle copie rispetto alla finalità per cui sono state proposte e prodotte. In realtà oggi abbiamo fatto nel 2015, giugno 2015, a Leipzig, un convegno organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, la mia indegna persona, e da Wolfgang Uschner dell'Università di Lipsia, proprio un convegno in cui abbiamo cercato di analizzare proprio questa fortuna dei diplomi attraverso le copie, non attraverso gli originali. A Magdeburg ci eravamo occupati di originali, qui invece ci siamo chiesti ma perché si producono queste copie? E non è una scoperta, però è stato importante ricostruire questo genere di percorsi in quanto la copia è onerosa, costa, è difficile. Il passaggio dalla scrittura che vi ho mostrato prima a questa nel X secolo non è affatto scontato che ci siano persone in grado di eseguire una copia ben fatta di una scrittura di quel genere. E allora ci chiediamo sempre, ma perché si investono tempo, persone, risorse per produrre una copia? Le risposte possono essere molteplici. Una, quando sparisce l'originale, è che l'originale è fortemente danneggiato e quindi, siccome il monastero ha grande bisogno di conservare i diplomi perché costituiscono il deposito della sua memoria istituzionale e giuridica, i diritti che l'abate può vantare nei riguardi dell'arcivescovo in questo caso, quando il diploma comincia a essere veramente deperito fisicamente, lo si copia. Oppure, come nel caso del diploma di Carlo Magno, lo si copia perché questo diploma non è più leggibile. Questo è un fenomeno che noi vediamo meglio nei privilegi pontifici alto medievali, che sono scritti in una scrittura veramente incomprensibile nei secoli successivi, e che vengono portati, abbiamo notizie certe, di mazzetti di privilegi pontifici antichi che vengono portati alla curia pontificia e fatti trascrivere nuovamente perché dice noi qui non ci leggiamo più niente, no? E la curia pontificia ha degli addetti esperti nel XIII secolo, al tempo di Gregorio IX, di Innocenzo III, che trascrivono perché leggono ancora bene le antiche scritture della cancelleria. La storia delle copie, troviamo la storia delle ette, perché andiamo a vedere quando sono state eseguite e troviamo i contesti in cui queste copie sono state eseguite. Quindi è un'altra storia rispetto a quella di cui il diploma di per sé ci parla. Ecco dunque che questo genere di documenti pervenuto con questa modalità di tradizione diventa importante perché oltre a consegnarci il testo del diploma di Carlo Magno, che altrimenti non avremmo, ci consegna anche dei frammenti di storia successiva del monastero. Noi abbiamo per la storia di Sant'Ambrogio tutta una serie di vertenze con l'arcivescovo di Milano, con il monastero della Reichenau, con tutta una serie di enti ecclesiastici, e queste vertenze producono documenti
ma mai io riesco a fare una relazione specifica tra queste vertenze, nell'ambito delle quali noi abbiamo documentazione molto chiara, che parla appunto delle liti tra i monaci, eccetera, e le copie di diplomi imperiali che mi sono pervenuti. Quindi no, posso supporre che nel corso dei secoli a questa vertenza possa coincidere l'esigenza di produrre una copia e quindi ci è arrivata perché l'hanno utilizzata nel tal processo, ma la certezza non ce l'abbiamo, né possiamo paragonare tra loro queste copie in modo tale da trarne indizi per attribuirle a uno specifico contesto. Molto importante è però constatare che nel X secolo voi assistete appunto a una attenzione specifica dell'istituzione per il suo patrimonio documentale. La grande distinzione è proprio questa tra età longobarda ed età carolingia, e cioè la nuova centralità assunta da Milano, la rinnovata centralità assunta da Milano. Perché proprio Ambrogio? E che cosa? E perché proprio Sant'Ambrogio come monastero? Ma perché Ambrogio rappresenta la romanità, rappresenta l'idealità dell'ideologia imperiale romana che costituisce il cardine della ideologia imperiale carolingia. Con molta precocità i franchi individuano una strategia di autorappresentazione che li presenta come appunto i nuovi romani. I franchi sono barbari per modo di dire, perché sì, sono molto barbari, perché sono franchi etnicamente anche molto connotati, però attenzione, con una velocissima, con una grandissima capacità di integrazione con le aristocrazie che trovano di volta in volta nel mondo gallo-romano e poi nel Regno Italico. Ebbene, Carlo Magno usa proprio Sant'Ambrogio, il santo Sant'Ambrogio, il monastero, per esprimere questa romanità, che è un concetto che a noi suona un po' strano, perché per noi la romanità è quella di Giulio Cesare. Se uno volesse fare l'imperatore si travestirebbe e utilizzerebbe un armamentario narrativo che attinge piuttosto alla storia romana imperiale più remota. Una cosa che dovete sapere, chi si accosta a questi documenti, è che il diploma di Carlo Magno non è scritto da Carlo Magno, ma è scritto da persone del suo entourage. Si è sempre pensato a una sorta di cancelleria. Oggi, dopo gli studi di Wolfgang Kuschner, si parla piuttosto di singoli episodi, cioè di persone, vescovi, grandi abati, che hanno tra le loro competenze quella di saper scrivere i documenti. Quindi non sono segretari che di professione fanno lo scriba, ma sono questi grandi ecclesiastici che hanno tra le loro attribuzioni questa capacità di produrre documenti, ma proprio fisicamente, oltre che di pensarne il dettato. Allora, veniamo al nostro documento. Questa che vedete qui è l'edizione dei Monumenta Germania Storica. In cui si vede bene una cosa, cioè che il documento è stato prodotto non a Milano, ma a Worms. Worms sta in Germania. Lo giudichiamo autentico questo documento, cioè questa copia, rinvia a un diploma che effettivamente c'è stato. Perché? Perché le coordinate cronologiche e topografiche coincidono con altri documenti originali e ci consentono di accettarlo come autentico. Perché? Perché noi abbiamo un altro documento del marzo del 790 datato Worms e siamo sicuri dalle fonti narrative che la corte carolingia nel 790 era a Worms. Questo ci fa capire un'altra cosa, che la corte imperiale è una corte itinerante, non sta ferma. L'imperatore, per essere presente e quindi per governare, deve girare. L'impero carolingio ha delle capitali, Aquisgrana, in Italia Pavia, Milano, Ravenna, Roma perfino, da un certo punto di vista, ma la capitale non è quella che corrisponde a uno Stato, così come l'impero non è uno Stato.
Arriviamo dunque a un altro discorso importante che riguarda un diploma, e in particolare questo nostro, e cioè che il diploma è un documento solenne emanato dalla Cancelleria Imperiale, si diceva una volta, oggi diciamo dalla Corte Imperiale, con tutte le specificazioni che vi dicevo, ed è un documento che sancisce una relazione formalmente asimmetrica, quindi una relazione di potere, perché è l'imperatore che concede sempre, ma è qui diciamo destinatario dall'altra parte che riceve, ma in realtà noi siamo sicuri che questo documento viene sollecitato dal destinatario, il quale fornisce alla Corte Imperiale gli estremi concreti attraverso i quali produrre questo stesso documento. Il diploma ci fa capire come funziona l'impero, perché dietro questa apparente concessione c'è appunto il frutto di una negoziazione. Questo ci fa capire molto di come funzionano le istituzioni medievali e in particolare l'impero. Cioè, la negoziazione presuppone due poteri teoricamente asimmetrici, ma il potere dell'imperatore ha senso e si sostanzia soltanto se c'è qualcuno che dall'altra parte ne richiede l'intervento. Allo stesso modo, la legittimazione del destinatario del diploma ha senso soltanto se si riesce ad allacciare alla Corte Imperiale. C'è questo gioco vicendevole dei riconoscimenti, che non è una mentalità tipica dello Stato moderno, che parte da una prospettiva autoritativa. Qui invece abbiamo il diploma come frutto della negoziazione. Il contenuto di questo diploma, che fino adesso abbiamo trascurato colpevolmente, ci fa vedere un diploma abbastanza normale, in cui Carlo si definisce, badate, grazia Dei, rex francorum et langobardorum atque patricius romanorum. Siamo quindi nell'orizzonte istituzionale che vi dicevo prima, dell'assorbimento del titolo regio dei Longobardi e del riconoscimento del loro istituzionale molto particolare di Carlo come patricius romanorum, quindi con un rapporto speciale con la città di Roma, con determinate prerogative. In questo diploma, il contenuto poi di questo diploma rinvia proprio a un orizzonte politico che noi troviamo qui sintetizzato dall'espressione ad aeternam beatitudinem seu stabilitatem regni nostri. Il diploma viene emanato da Carlo Magno per la sua personale salvezza eterna, aeternam beatitudinem, ma anche per la stabilitas del regno. Cioè, l'intervento regio a favore degli enti ecclesiastici ha senso perché così facendo il regno si rafforza, si stabilizza. Perché? Perché ecclesiastici e monaci producono preghiera e la preghiera stabilizza il regno, lo rende durevole. Questo è un concetto fondamentale che troviamo approfondito in modo differente nel corso dei secoli, ma sempre più elaborato. Questo rapporto tra enti ecclesiastici, in particolare monastero, corte imperiale, finalità politiche, lo trovate di continuo. C'era anche prima, c'è anche nei documenti di Desiderio per Santa Giulia di Brescia, per esempio. Quest'idea della stabilitas ritorna sempre. La preghiera stabilizza il regno. La figura di Carlo Magno, il suo intervento in Italia e segnatamente per Sant'Ambrogio, viene considerato decisivo per l'identità della città. Quando si vuole trovare un padre nobile al potere civile dei vescovi, si invoca Carlo Magno. Ecco perché copiare un diploma anche poco dettagliato, ma riferibile certamente a Carlo Magno, aveva un senso nel X secolo. Vi ringrazio dell'attenzione.
Thank you.